erano metti i cadaveri, no? Io avevo 45 kg. Bisognava dar da mangiare ai fascisti di giorno e di notte ai partigiani e ai tedeschi che giravano avanti e indietro. Da dove vieni? Andiamo a finire in campo di concentramento. C'era stato un volantinaggio in giro per Rovigno e la polizia ha trovato studenti da mettere in prigione. Mi trovassi sempre in casa perché avevo paura. La vita non contava niente, si poteva morire da un momento all'altro. Ha detto, se quella bambina racconta che sono stato anch'io, con le mie mani la butta in quella foiba. E questa marea di gente passava sopra e assaltava il piroscafo per venire a Trieste. La barca sbuffava dalla ciminiera, la gente sciamava dagli antri del porto. In tasca tenevo un pezzo di bandiera, icona di un sogno che sembrava morto. Che improvvisamente bisognava cambiare bandiera, mettere il dito sulla finestra. Gli amici di ieri girai e non eravamo più amici. Non avevo documenti. Ho tenuto dentro di me un segreto. E allora di Polo ho visto l'esodo completo. La nave ormai è piena e sta per salpare. E non si intravede la meta lontana, la nave che porta le anime in mare. Sulla sua pancia è scritto Toscana.